Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova serie qui sul canale. È una serie che non comporterà Minecraft, quindi ehi, se avete visto il titolo avete detto Ulisse, no, non voglio guardare questa serie, fai Minecraft? No, no, perché ultimamente molte persone mi dicono nei commenti Ulisse, fai solo Minecraft, ed è vero, perché comunque nel mio canale, ok, il mio canale è vero, principalmente tratta Minecraft. Ma voglio portarvi qualche serie un po' diversa e un po' carina anche su altri giochi. E ho scelto proprio Metro Last Light. Perché Metro Last Light? Perché in sostanza ho fatto Metro 2033, vi mostro la playlist che trovate qui sotto in descrizione. E volevo portare il seguito, perché anche a me interessava giocare il seguito e vedere cosa diamine succedeva dopo questa, dopo questo inizio. Quindi porteremo Metro Last Light sul canale. Questa è la versione Redux, tipo al tempo l'epi da Tom's Hardware, quindi è simile a Tom's Hardware. E andiamo a creare la nuova partita facendo sopravvivenza, sì, direi sopravvivenza perché è la cosa migliore. E facciamo normale anche perché è la cosa migliore. Facciamo così, raga, meglio così. Selezioniamo tutto quanto, andiamo avanti. I tetri arrivarono molto tempo dopo. Venivano dai giardini. I tetri, enormi, molto più alti di qualsiasi essere umano, creature da incubo, inquietanti come un uomo trasformato nel suo opposto, mostri nati per distruggerci. Si diceva che fossero incredibilmente forti e votati al male, che con le loro zampe potessero fare a pezzi un uomo armato. Erano tutte bugie. Ma la verità era perfino peggiore. Eccoci qua, la fine della, insomma, della, dell'ultima puntata di, del nostro piccolo e fantastico Metro 2033. Una volta vivevo qui vicino, prima della guerra, intendo. Lassù, ero sul treno quando è successo. Ah, le brutte cose. Ho provato a chiamare la mia famiglia, ma non ci sono riuscito. Cosa? Ok, eccoci qua, pronti per uccidere la gente. Ovviamente abbiamo un bellissimo AK perché siamo, come sapete, credo lo sappiate, in Russia, ovviamente, ragazzi. Siamo nelle zone metropolitane della Russia. I tetri, ragazzi. Spara, spara. Si avvicinano. Spara, spara. Oh, merda. Oh. Oh merda! Che diamine! Wow! Che ho appena fatto, ragazzi miei! Ottima idea, direi! Nice job! Ciao Tetro! Lui è un tetro, se non l'avete intuito, eh. Artyom, svegliati, Artyom. Sono io, Khan. Incubo, eh? Non c'è da stupirsi dopo tutto quello che è passato. Eccoci qui. Senti, noi siamo questo, ragazzo. Incredibili. Un paio di giorni fa ero alla rovina dell'alveare dei tetri e ne ho visto uno ancora vivo. Sono venuto subito a cercarti, visto che sei tu quello che avevano cercato di contattare prima che gli lanciasse addosso il missile. Esatto. Come diavolo sei arrivato qui? Vattene subito. Sì, Ullman, solo un momento. Se uno dei tetri è sopravvissuto, è fondamentale che cerchi di parlargli, Artyom. So che, come membro dell'ordine, devi obbedire a Miller, ma bisogna convincerlo ad autorizzare questa missione. Khan, ti ho detto di andartene. Questa base è segreta. Non dovresti nemmeno essere qui. Ti accompagno dal colonnello Miller. Seguimi, Artyom. Preparati, Artyom. Ti aspetto all'uscita. Benissimo. Sai, conoscevo un fumatore. Passò l'ultimo anno della sua vita a mangiare, bere e respirare attraverso un buchino nella gola. Che bello. Ho un divertimento. Guardami, sono a un buco nella gola.
Oh, l'accendino, ragazzi, la cosa più utile di questo gioco. Allora, comunque, visto che qualcuno di voi forse non ha visto la serie di 2033 e non conosce nemmeno tutto, vi faccio una premessa. Questa roba è un libro di 2033, infatti, tipo, tutta la storia del gioco verte su un libro che è omonimo, ovvero ha lo stesso nome, Metro 2033, 2034, e noi siamo nel Metro 2034. È passato un anno ormai dalla distruzione dei Tetri, che sono questi esseri di cui ci ho parlato all'inizio, e li abbiamo uccisi noi, buttandoli un missile addosso. Sì, è stato abbastanza inquietante come cosa, però ehi, wow, bella come cosa. Noi siamo Artyom, che è questo ragazzo carino e coccoloso, e siamo qui nei Ranger, che sono uno dei, insomma, delle parti che compongono, diciamo, rimanenti della Russia. Artyom è tra quelli che hanno scoperto che si illudano pure. E la cosa interessante, ragazzi miei, è che la cosa importante è che ci sono vari altri gruppi, tipo ci sono i rossi, ci sono gli imperialisti, se non sbaglio, e noi siamo i Ranger, quindi vorrei comprare un po' di armi. Ehi, benvenuto all'armeria. So che sei diventato un Ranger. Dovremmo avere qualcosa per festeggiare. Vai, dammi qualche arma carina, dammi qualche tipo fucile bello, potente. Cosa di bello, ah. Ah, ovviamente maschera antigas, ricordiamoci che essendo in una zona post-apocalittica abbiamo dei problemi, diciamo, a respirare, quindi abbiamo bisogno di una maschera che porteremo sempre con noi. Non dimenticarti i filtri per dammi i filtri, ovviamente, mi raccomando, i filtri sono importanti, ragazzi, perché ci serviranno in quanto sì, finiamo i filtri. Ciao vita, è stata bella. E ora i medikit. Beh, che dire, è tutto quello che... Ah, il medikit è penso la cosa più brutta di questo gioco, perché tipo sono delle siringhe piccoline che dovrebbero curarmi, in realtà, bella domanda. E qua abbiamo ovviamente dei soldi. Sì, i soldi sono munizioni, ragazzi miei, stranamente è così. Noi spariamo i nostri soldi. Quando si dice proprio buttare i soldi al vento. Esatto, al vento e i corpi dei tetri, va bene. A parte questo, ok, in realtà possiamo aprire munizioni, come vedete abbiamo tutto quanto e tutte cose abbastanza importanti, vedete sopra ci sono le munizioni che abbiamo e anche, diciamo, i soldini che abbiamo, perfetto. E ora passiamo alle case divertenti. Vediamo di trovarti un'arma, prendi quelle che vuoi e provale al mio poligono. No problem, ok, I Ranger solitamente. Compriamola. Se fino a 3 a te la scelta. Oh, che bello, ragazzi, allora io inizierei con... un bel Kalashnikov, che in sostanza è la K. Anche se il fucile è sempre una cosa fantastica, ragazzi. Però la bastarda è potentissima. Me lo ricordo, abbastanza potente quando la potenzi un pochetto. Poi c'è la bellissima revolver. Allora, inizio con la revolver, ragazzi. Poi prendiamo un bellissimo fucile e il nostro bellissimo AK. Credo di poterla personalizzare in qualche modo, tipo con l'ottica e tutto il resto. Questo abbiamo un reflex buono. E credo di poter fare il sensatore non mi interessa. Mentre sul fucile io andrei, sinceramente, con l'ottica e niente silenziatore. Peccato, va bene, possiamo migliorarlo. E anche qui andiamo con... andiamo con niente, va. Ma se mettiamo la canna lunga, che è strafiga, è strabella. Ed è quasi come un fucile questo. Benissimo. Eccola qui, ragazzi. Vai, butta. Possiamo cambiarlo con un 2-3, ovviamente, ragazzi. Questa è la cosa più bella, che lo sto fucilozzo. Oh, massacrato. Bam, headshot. Guardate che bella sta revolver, ragazzi. È strafiga la revolver. Anche se è americana in realtà, quindi sti cavoli. Va bene, proviamo col messimo a capo, va. Vieni qua. Un colpo critico, addirittura c'è un colpo critico. Nice. Nah, andiamocene via, ragazzi, cavoli. Ok. Guardate, ci sono un sacco di persone qui dentro, davvero un sacco. Ok, andiamo da Miller, ragazzi miei. Non badare a questo pagliaccio, Alex. Aprite i cancelli. Ok, eccoci qui. Questo è il D6, in realtà è una base che abbiamo scoperto noi. Chiedi. Potremmo anche diminuire un po', sapete che cosa? L'audio, perché poi al massimo lo aggiungo. Ah, in realtà è proprio basso davvero, proprio alto di su. Vabbè, tanto al massimo, dopo, ragazzi, ve lo abbassiamo. Ok, potremmo andare, vedete, qui c'è il sito Sparta, la squadra a cui apparteniamo. Tipo, i Ranger sono divisi in squadre e Sparta è la nostra, più o meno. Una figata.
Ok, questo è il D6. Ora ci racconterà tipo durante la storia, credo. Guarda che bella, raga. È tipo un bunker sotterraneo, strafigo e strabello. Però potremmo anche aumentarla, porca cacca, l'audio, eh. Ok, basso, ma fino a un certo punto. Ora va meglio. Sacrificavano persino mogli e schiavi. Beh, sacrificare la moglie e la schiava, sto scherzando. Strabello. È a questo che mi fa pensare il bunker. Piantala con queste cazzate. Gli oggetti del D6 sono come quelli portati da un conquistatore nella tomba. Freddo acciaio, testrieri selvaggi e tesori incalcolabili. Ovviamente i razziatori di tombe morivano sempre in modo orribile. Uccisi da demoni o fantasmi. Dalla propria avidità. Probabilmente anche il terzo è un'ottima idea. Sì, però allontanati un pochetto, piccole paure. Ok. Ho sentito che Lesnitsky ha Lesnitsky. Cos'è successo? Nessuno lo sa. Lesnitsky era al laboratorio. Al turno successivo la porta era aperta e il laboratorio saccheggiato. Lesnitsky era scomparso. Merda. Allora, che c'è là dentro? Armi chimiche. Forse anche altro. È tutto quello che so. Che bella la mia chimica. Il colonnello mi farà passare un brutto quarto d'ora per colpa di Lesnitsky. Mi ficcherà un attizzatoio incandescente dritto in mezzo all'anima. Se ne avessi ancora una. Bene, andiamo. Andiamo, andiamo, muovetevi. Controlliamo il disegno. Opla. Anche se ragazzi io direi che per questa prima puntata potrebbe essere tutto. Fatemi sapere nei commenti se vorreste che io la continui. Io probabilmente la continuerò in ogni caso, perché voglio portarla sul canale. È una storia molto bella, molto carina. Non ho letto il libro, però voglio raccontarvi questa storia tramite gioco. E spero ovviamente qualcuno di voi apprezzerà questa cosa, visto che comunque infine non porto molti giochi diversi da Minecraft, o comunque lo stile che porta Minecraft, ovvero quello di uno sandbox più principalmente avventura. Quindi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Lasciate un bel like, mi raccomando. E ci vediamo nella prossima puntata. Ciao ragazzi!